Altino. Altino. Con noi Filippo Bandinelli. Filippo, il Perugia batte il Foggia con un secco 2-0, una partita povera di emozioni, magari nel primo tempo altra musica nella ripresa. Sì, è stata una partita difficile, è stata una partita dove il Foggia è partito in maniera molto determinata, ci ha messo in grande difficoltà al primo tempo, però noi abbiamo fatto una grande prestazione perché il primo tempo siamo rimasti molto compatti, molto uniti, abbiamo sofferto tutti insieme, e mentre nel secondo tempo siamo venuti fuori, abbiamo sfruttato le occasioni nel migliore dei modi e penso che la strada sia quella giusta perché la squadra ha voglia di dimostrare, ha voglia di fare e sta dando tutto in queste gare, quindi continuiamo così. C'è da dire che se sono quattro partite che vinciamo e subiamo una sola rete, il merito è vero generale della difesa ma anche del centrocampo che fa filtro. Oggi l'ho vista sacrificarsi su una ripartenza del Foggia molto pericolosa a prendere un'ammonizione per salvare la rete, quindi il centrocampo sta dando dei risultati molto positivi così come l'attacco e la difesa. Questo è un ottimo viatico anche se oggi nel primo tempo abbiamo sofferto un Foggia che è venuto qui a fare la partita. Sì, quando la squadra non subisce gol è una cosa molto positiva. I nostri attaccanti sono i primi difensori, tutti stiamo dando una grande mano in fase difensiva e poi nelle ripartenze stiamo facendo male. Ripeto, quando nel girone d'andata abbiamo subito troppi gol, eravamo magari troppo lunghi, cercavamo di fare noi la partita, mentre adesso siamo molto determinati, concentrati, soffriamo tutti insieme e poi ripartiamo. Il Foggia, ripeto, è una squadra forte che gioca bene, gioca un calcio palla a terra e ci ha messo difficoltà nel primo tempo, però la squadra è stata molto concentrata, non abbiamo subito gol, nella ripresa siamo venuti fuori, abbiamo sfruttato le nostre occasioni e è una grande vittoria. Come diceva il collega, il Perugia conquista il quarto successo utile consecutivo che permette al Perugia di saldarsi all'ultimo posto playoff con una gara in meno ancora da recuperare. Possiamo definirlo sicuramente un successo meritato? Sì, ancora la strada è lunga. Prepariamo ogni partita nei migliori dei modi per cercare di portare più punti possibili a casa. Abbiamo passato momenti difficili, adesso ne stiamo venendo fuori, però bisogna rimanere concentrati, in settimana preparare al meglio la gara che verrà con lo Spezia per cercare di portare a casa più punti possibili. Poi cerchiamo di non guardare la classifica, se no facciamo l'errore del girone di andata. E poi, ripeto, la squadra è molto determinata, abbiamo le idee chiare di quello che vogliamo raggiungere e speriamo di fare sempre più punti possibili. E poi questo è un mese decisivo, marzo-aprile, perché poi nel mese di aprile-maggio cominciano a essere partite fondamentali per capire quello dove possiamo arrivare. Abbiamo visto che nelle gare difficili di questo campionato il Perugia ha vinto due partite consecutive in casa, che non è facile, non c'è riuscito il Frosinone, ha perso contro il Perugia, non è difficile, e giocherà un'altra partita ancora in casa. Come preparerete questo incontro nei confronti dello Spezia che oggi ha pareggiato su calcio di rigore con la Ternana, che è l'ultimo penultimo in classifica? Sì, oggi il nostro pubblico, c'era una grande cornice di pubblico e hanno fatto un grande tifo e l'abbiamo sentito dal campo, infatti in dei momenti della partita dove magari le energie venivano a mancare dal secondo impegno consecutivo nella settimana, quindi se lo stadio è così, è pieno, noi in campo troviamo anche energie, quindi ripeto, spero di vederlo sempre così perché è veramente un piacere giocare con questo stadio, con questi tifosi. In questo momento finalmente siamo in una posizione di classifica importante che la volevamo, ci teniamo a far sempre bene e quindi penso che la strada sia quella giusta. Prima Filippo hai detto abbiamo le idee chiare, sappiamo dove vogliamo arrivare, ce lo puoi svelare? Sì, certo, cioè, questa è una squadra che ci sono giocatori importanti, giocatori che hanno carriere alle spalle pesanti, quindi è una squadra forte, non ci possiamo nascondere, però comunque è anche una squadra giovane, quindi dobbiamo rimanere coi piedi per terra senza guardare la classifica, tanto non serve a niente, perché la Serie B è difficile affrontare la prima in classifica come l'ultima, le partite sono tutte complicate, dobbiamo prepararle bene nel migliore dei modi una gara alla volta, riuscire a fare più punti possibili, ripeto, nel mese di marzo e aprile e poi continuare così e vedere dove possiamo arrivare. Grazie. Grazie a voi.